siamo proprio in pre-partita di aver anche ascoltare, anche questa è una cosa che non è da tutti, un dirigente di questo tipo sta tutto, insomma, durante tutta la mattinata ascoltare queste cose che abbiamo detto, credo che sia un'ulteriore dimostrazione di straordinaria sensibilità, quindi grazie, grazie Alessandro. Grazie mille, buongiorno a tutti, non posso che ringraziare l'organizzazione, quindi la Commissione Cultura e Sport del Comitato Regionale Olimpico. Sono emozionato, ve lo dico da uomo di sport, lo sport è stato il fil rouge della mia vita, io ho iniziato a 5 anni a buttarmi in piscina, quindi ho un passato da sportivo in una disciplina molto, molto dura e questo penso che mi abbia formato e forgiato in quelli che sono i valori dello sport. Poi ho avuto la fortuna di poter essere un dirigente sportivo. Oggi questo premio non può che aumentare la responsabilità del mio lavoro quotidiano, perché tutte le testimonianze che abbiamo sentito, e mi ha colpito in particolare quella del genitore di Davide, che ha subito una violenza mentre svolgeva una funzione, soprattutto di volontariato, nell'ambito sportivo. E questo non possiamo permetterlo. È il nostro dovere come dirigenti sportivi è quello di far sì che questo sistema, lo sport, possa e divulghi sempre di più quelli che sono i suoi valori universali. Oggi è la giornata, penso che sia la giornata più importante dello sport e forse non merita l'attenzione ancora che dovrebbe avere. Oggi è la giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. Se noi analizzassimo, ci soffermassimo un attimo nel così riflettere su queste parole, avremmo tantissime cose su cui dover riflettere, tantissime cose su cui dovremmo lavorare perché queste cose accadano. Come è stato detto nel 1896, Coubertin, oggi i primi giochi moderni olimpici, pensate alla potenza dello sport quando venne istituita anche la cosiddetta tregua olimpica. Una tregua olimpica che permette a stati in guerra di fermarsi per rispettare la competizione olimpica. Oggi non è che più attuale di oggi questa situazione, quindi questi valori olimpici sono attuali. Detto questo, sono qui perché rappresento e ritiro un premio non per me ma per il club che rappresento, cosa fa l'Inter, perché molto spesso chiaramente è sulle cronache dei giornali sportivi e non quotidiani per i risultati sportivi, ma io vorrei ricordare, forse anche invitare tutti i media a dare spazio a quelle che sono le attività culturali che vengono fatte dal club fuori dal campo. Ricordo solo che abbiamo un progetto che si chiama Intercampus, che coinvolge più di 10 bambini in tutto il mondo, in zone disagiate in tutto il mondo, e diamo la possibilità a questi bambini semplicemente di giocare a calcio donando una maglietta. Questo è un esempio. Siamo nelle carceri, siamo nelle scuole. Abbiamo tante attività proprio perché il senso e l'obbligo che abbiamo come club di divulgare i valori dello sport. Una cosa importante che noi tutti i giorni cerchiamo di tenere in mente, l'Inter è nata nel 1908 e i padri fondatori hanno coniato un termine, fratelli nel mondo. Noi oggi abbiamo aggiunto sorelle, quindi fratelli e sorelle nel mondo. Questo è cosa vuol dire portare avanti l'eredità dei padri fondatori che fondarono questo club, diede il nome di Internazionale per dare la possibilità a giocatori stranieri di giocare calcio, perché allora non era permesso. Quindi questo è, lasciatemi dire, il testimone che noi abbiamo preso, che abbiamo oggi noi dirigenti che stiamo gestendo il club in questo momento e che dobbiamo trasferire alle future generazioni. Quindi non posso che ringraziare tutti voi per questo premio che porterò all'interno del mio club. Grazie ancora. Grazie Alessandro, però prima di...